Siamo con Graziano Battistini, ex portiere del Bari e ora apprezzato procuratore sportivo. Graziano, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, dopo aver appeso i guantoni al chiodo, sei diventato uno stimato agente tra i tuoi assistiti, anche l'uomo del momento in casa Bari, vale a dire Alessandro Micai, autore di una grandissima prova contro il Vicenza e protagonista di almeno tre grandi parate. Prova da 9 per il tuo assistito contro il Vicenza. Beh, ho visto un po' delle immagini, diciamo che dai, ha fatto una parte importante e fortunatamente è riuscito a essere determinante per aiutare a portare a casa 3 punti che sono importanti per la classifica, ovviamente. Ecco, da ex portiere avrei visto qualche immagine. Qual è la parata che più ti ha colpito? O meglio, qual è la parata più difficile tra quelle effettuate sabato scorso contro il Vicenza? Mi è sembrata quella su Zaccardo, che è stata una parata importante, una parata cercata, tecnicamente ben fatta, quindi senza nulla togliere ad altri interventi che sono stati comunque importanti, tali ugualmente importanti. Diciamo che quella lì mi è più impressionato. Nel corso della puntata di oggi, tanto non capirai, ho definito Mikai il gatto di Mantova perché in qualche cosa, in qualche movimento mi ricorda il gatto di Liegi, Jean-François Gilet. Tu vedi delle similitudini fra i due portieri? Insomma, intanto essere paragonati a Gilet, che ha lasciato un ottimo ricordo a livello sportivo a Bari, è una cosa importante, perché io considero Gilet un portiere comunque che ha fatto molto bene in Italia, combattendo comunque contro il pregiudizio dei centimetri che gli mancavano, però con la sua esplosività, la sua tenacia, la sua tecnica gli hanno permesso di fare un'ottima carriera, quindi è già un accostamento importante che fa piacere. Diciamo che sono due profili abbastanza diversi nel modo di vivere. Nel modo di vivere il ruolo, anche se hanno nella loro l'esplosività che sicuramente sia uno che l'altro non manca. Il mercato Gilet non manca ad Alessandro. Detto questo, Alessandro ha qualche centimetro in più che per giocare a certi livelli aiuta. E Mikai, che solo poco tempo fa ha raggiunto l'accordo col Bari per il rinnovo del contratto, a tal proposito, quali i dettagli dell'operazione? Una mia curiosità, come mai la società non ha emanato nessun comunicato al riguardo? Diciamo che non ci saranno problemi, quindi sarà la società poi dopo eventualmente a fare le debite comunicazioni e quant'altro. Comunque, quindi io posso solo dire che secondo me alla fine comunque non ci sarà nessun tipo di problema, perché comunque un accordo di massima c'è e si firmerà più presto. Ah, quindi la notizia che ci stai dando, al momento non c'è nessuna firma. Mikai, che dopo una buona stagione come la scorsa, nella quale si è preso il ruolo di portiere titolare al posto di Guarna, ha dovuto quest'anno fare i conti con la concorrenza di Ciazzo. Ricordiamo la scelta di Stellone di alternare i due estremi difensori, una scelta, diciamo, discutibile. Sai, dopo alla fine mi è dispiaciuto molto per quello che è successo a Stellone, che reputo un ottimo allenatore e gli auguro di fare una grande carriera. Mi ero trovato io in quel periodo lì a esprimere la mia opinione, che lungi da me nel fare la polemica, nel creare problemi a nessuno, però è ovvio che nel momento in cui metti il discorso della titolarità del portiere, per il portiere, la metti in gioco in questa maniera qua molto alternata, rischi di bruciare entrambi i portieri e non creare delle sicurezze, perché il ruolo del portiere è un ruolo particolare. Infatti è stato passato un momento dove c'era molta tensione, dove Ciazzo, che io considero un buon portiere, anche lui ha pagato probabilmente questa cosa, quindi io non lo farei mai, poi per l'amor di Dio, cioè, rispetto la scelta e tutti i professionisti che possono esserci, però voglio dire, io ripeto, non l'avrei mai fatto. Tornando al calcio giocato, Mikai, come detto, protagonista nella gara col Vicenza, Bari che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sui ragazzi di Bisoli, eppure guardando un po' le due formazioni, poteva essere una partita senza storia, invece partita molto molto difficile. Ma in B partite senza storia non ce ne sono, perché il livello è molto igualato, no? Quindi voglio dire, si equivalgono le squadre sia di testa che fino all'ultima classifica, quindi non c'è nulla di scritto e il campionato di Serie B è molto bello per questo.
Come detto, ora sei un procuratore, quindi un uomo mercato. Come valuti quanto fatto da Sogliano e dal Bari in questa sessione di mercato? C'è chi parla di una rivoluzione, magari un po' esagerato, magari si è cambiato un po' troppo. Allora, prima di tutto gestire una piazza come Bari non è facile, perché comunque Bari vuole la Serie A a tutti i costi, perché giustamente, dico tra virgolette, ha un bacino d'utenza e ha un pubblico da Serie A. Quindi è normale che la gente chieda la Serie A, di conseguenza c'è da fare i conti comunque col campo, con gli avversari, con il sistema, con tutte le cose che chiaramente sono delle difficoltà, e molte volte sono difficoltà anche importanti. Detto questo, Sogliano è arrivato a Bari in ritardo, hanno dovuto fare un lavoro un po' sempre di rincorsa per quello che è stato il mercato dell'estate. Si è, secondo me, trovato un po' l'allenatore che, ripeto, ottimo allenatore, lavorerà nella carriera, però secondo me hanno fatto fatica a registrarsi l'uno con l'altro in corsa, e qualche fraintendimento probabilmente tra l'allenatore e Sogliano c'è stato, perché comunque fondamentalmente non saremmo arrivati a questo punto. Detto questo, penso che Sean poi dopo alla fine lui è molto abituato a essere di poche parole, è molto preso a dimostrare con i fatti quello che ha fatto, quindi di conseguenza un po' ha ribaltato quella che era la squadra, che probabilmente non convinceva un po' tutto nell'insieme, quindi di conseguenza ha voluto provvedere a cambiare tanto, sia in uscita che in entrata, parlando chiaramente dei giocatori. Mi sembra di aver capito che la cosa principale è che lui voleva tenere i giocatori motivati, giustamente. Di conseguenza ha fatto delle scelte anche soprattutto di motivazione dei calciatori che sono rimasti a Bari e che hanno voluto andare via probabilmente. Quindi ha dovuto fare un grande lavoro e come sempre l'ha portato a termine. Adesso deve parlare il campo, deve parlare chiaramente il mister con i ragazzi, devono dimostrare di poter portare a casa qualche risultato importante, che deve essere la partecipazione quantomeno ai playoff per giocarsi qualche chance. Poi in Serie B può capitare di tutto e di più, fermo restando che mi piacerebbe vedere Bari una piazza dove si possa costruire qualcosa e si possa dare della continuità, perché non è che adesso magari uno non riesce ad andare in Serie A e allora bisogna rifare tutto da capo, non è così che si fa. Secondo me bisogna costruire, vedere poi dopo eventualmente quali sono le basi da poter mettere per poter costruire un castello, quindi di conseguenza se le basi sono state messe, piano piano si perfezionerà il tutto per cercare di costruire il benedetto castello. Ecco, una mia curiosità, l'hai citato prima, che tipo di DS è Sogliano? È facile lavorare con lui? Basta, è facile, molto concreto, pragmatico, di poche parole, quindi di conseguenza quando ti dice una cosa sicuramente sai benissimo che lui la pensa in una certa maniera, che non usa dietrologie, quindi questo è un po' il suo pregio barra difetto, perché purtroppo molte volte ce ne sono alcuni che magari ti dicono una cosa e ne pensano un'altra. Io personalmente preferisco sempre le persone dirette, che dicono le cose come stanno, nonostante si possa poi dopo avere anche qualche scontro, no? Che può essere sempre comunque leale, chiaro, quindi di conseguenza a livello professionale si può avere comunque delle divergenze, dei modi diversi di vedere le cose, ma sempre con la massima correttezza. Penso che sia una persona corretta, una persona che è competente, che sa fare calcio, e di conseguenza è uno dei direttori sportivi che adatti a queste piazze che non sono facili, quindi bisogna avere personalità, carisma, e Sean sicuramente ce l'ha. E ora veniamo ai tuoi anni a Bari, un buon avvio come secondo portiere, poi titolare nella stagione 2003-2004, poi l'esclusione dalla rosa della prima squadra. Un tuo pensiero su quella che è stata la tua avventura a Bari con alti e bassi? Ma guarda, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere una città stupenda, una città viva, una città passionale. Nonostante tutto ho ricevuto tantissimo e penso di aver dato anche parecchio io alla piazza di Bari, per quello che ho potuto dare io, per quelle che erano le mie qualità, eccetera. Detto questo, mi ha fatto tantissimo male la retrocessione e soprattutto mi ha fatto male che qualche personaggio strano anche all'interno della società e vicino anche alla persona del buon Matarrese, che era un presidente fantastico, una persona eccezionale, che qualcuno abbia provato a così
diciamo così, a impagare la mia professionalità e come si può dire, la mia serietà di uomo, di persona, di professionista. Detto questo, poi dopo io penso che per come sono andate le cose, il tempo ha smascherato tanti personaggi strani, ha smascherato anche quello che io ho sempre portato avanti, che è stata la mia professionalità massima, la mia serietà massima. E di questo me ne vanto e ne sono orgoglioso. E sono orgoglioso di aver conosciuto, ripeto, una città bellissima, una città passionale, gente simpaticissima, molto, il barese di per sé è molto divertente, molto è spassoso, e quindi sono contento e io torno a Bari sempre molto volentieri e diciamo che un po' tifo anch'io a Bari, insomma, dai, che possa tornare in Serie A il più presto possibile. Perfetto, io ringrazio l'ex portiere del Bari e ora agente, tra gli altri, anche di Alessandro Micai, Graziano Battistini per essere intervenuto ai nostri microfoni. Graziano, grazie mille, buon lavoro e se vuoi in conclusione salutare i tifosi del Bari all'ascolto. E faccio un grande saluto a tutta la città e a tutti i tifosi del Bari, sperando di rivedere al più presto il Bari in una posizione, in una categoria che è l'unica che le compete.